fra le marinerie, quello che ha contato enormemente era la possibilità di un ricovero. Se noi pensiamo in termini di 60 anni fa, 70 anni fa, l'unica area marinara che godeva di un ricovero era Palermo. Porticello, che diciamo per importanza è fra le prime marinerie d'Italia, non aveva una struttura portuale, anche se era esposta al Levante, Aspra men che meno, esposta ai venti del primo quadrante, era un'impresa tenere una barchetta lì. Dico, la situazione era tutta questa. Tipologicamente anche le imbarcazioni da pesca erano diverse. La famosa famigerata barca lunga, di cui esiste una iconografia abbastanza diffusa, fra l'altro caratterizzata da questo dritto di poppa molto svettante, in nessuna iconografia io sono mai riuscito a trovarla all'interno della città, cioè quindi all'interno della struttura portuale o comunque delle strutture di ricovero di Palermo. Mentre è molto molto diffusa, ha fatto la storia delle marinerie da Sant'Erasmo, già arrivare sino a Cefalù, ma anche oltre, sino a Santo Stefano di Camarcia, ci sono documentazioni fotografiche incredibili della presenza di questa barca. Che come caratteristica aveva quella di essere leggera, bassa di bordo per permettere, per non perdere il rapporto con l'acqua nelle operazioni di pesca, e ben indalata per percorrere anche lunghe distanze. Cioè aveva una dimensione che variava. Le più piccole, per essere considerate barche lunghe, dovevano essere almeno 6,50 m e il massimo era 44 palmi, 11 metri.